Ci sono 12 regole che se sei un venditore, sei un networker, devi accettare e devi fare tue. Ogni successo, il tuo successo è causato da queste 12 regole. Ciao, da Marco Marangola di Leadership Lab. Io ho applicato, ho conosciuto, ho veramente allenato queste 12 regole nella mia vita da quando ho iniziato a vendere. Sì, perché non nasco formatore, non nasco business coach. Ecco, io nasco venditore all'età di 19 anni e quando la vendita era veramente una grande scoperta. Era nel 1981 quando ho iniziato a vendere e quando qualunque cosa tu avessi, veramente c'era qualcuno che era disposto ad acquistarla. Ho sempre puntato a vendere cose difficili, cose complesse, cose che dove c'era poca concorrenza. Perché? Perché molti preferiscono vendere le cose semplici piuttosto che cimentarsi nelle cose un po' più complesse, nelle cose dove bisogna metterci della professionalità. Bene, lì c'era meno concorrenza, ma c'era tanta professionalità. Beh, rispetto al 1981 sicuramente le cose sono cambiate e te ne sarai accorto anche tu, e ci sono talmente tanti prodotti, tanti servizi, tante opportunità che il mercato può fare meno anche di te, può fare meno di te, di me, di qualunque altra persona, di qualunque anche prodotto e servizio. Beh, in tutti questi anni dove ho scalato tutte le figure commerciali, da venditore, capo area, responsabile vendite, responsabile commerciale di una multinazionale, networker, beh, ho capito diverse cose che voglio condividere con te in questo video. Ho capito che ci sono alcune qualità che ogni venditore professionista dovrebbe acquisire e poi allenare. In particolar modo ti voglio proprio parlare di queste 12 qualità che fanno la grandissima differenza tra un professionista nella vendita e chi ancora si diletta nella vendita. Bene, queste sono regole di vendita che fanno la differenza. Concentrati e lavora su queste regole e ti spianerai la strada verso il tuo successo. Queste regole sono in particolare: 1. Credi in te stesso. Sembrerà banale, sembrerà futile quello che sto dicendo, ma molti venditori si cimentano in questa professione senza credere nelle proprie qualità. È l'unica professione dove esce fuori chi veramente sei, esce fuori quella tua capacità relazionale, esce fuori le tue competenze di poter creare relazioni. Allora lavora per costruire e migliorare la convinzione di farcela e di potercela fare, e vedrai che inizierai a notare tante cose che prima non notavi. Seconda regola: stabilisci sin da subito degli obiettivi di carriera di lungo periodo e poi di medio e di breve periodo. Poi pianifica tutte le azioni che ti serviranno. Si sembrerà strano, ma tuttora ci sono persone ad una certa età che vanno a cercare cose da vendere, cose da poter promuovere, e accettano qualsiasi cosa gli capiti. Perché? Perché non hanno pianificato la carriera, non hanno pianificato in che cosa concentrarsi, non hanno pianificato in che cosa diventare un leader, un venditore riconosciuto e apprezzato per delle qualità. Beh, fallo, perché ti stupirai di una cosa: saranno poi le persone, le aziende che ti verranno a cercare. Terza regola: il cliente oggi non ha più un bisogno. Molto spesso quando si dice qual è lo scopo della vendita, si dice che lo scopo della vendita è quello di soddisfare i bisogni di un cliente. Beh, forse funzionava nel 1981. Oggi i clienti non hanno bisogni, oggi i clienti hanno sogni. Hanno sogni che vogliono realizzare. Occupati di aiutarli a realizzare i loro sogni e ti sceglieranno come il suo fornitore preferito. Quarta regola fondamentale: se vuoi vendere oggi, smetti di vendere. Oggi non occorre vendere, oggi occorre fare in modo che il cliente ti scelga per una serie di caratteristiche che non hanno a che fare con il tuo prodotto o servizio. Si chiama brand, si chiama marketing, ovvero ci sono delle cose che non hanno a che fare nulla con la vendita, ma che anticipano la tua capacità di vendere. Quindi smetti di vendere, inizia a preoccuparti, occuparti della felicità del tuo cliente, e probabilmente venderai molte, molte, molte più cose. E credi nell'azienda che rappresenti. Troppo spesso mi trovo a che fare con dei venditori che non credono nell'organizzazione in cui sono, non credono nella capacità di poter veramente
essere un anello determinante e magari non credere che l'azienda che rappresentano sia per loro determinante. Beh, se non ci credi nella tua azienda, lascia perdere, cambia azienda, cambia settore, cambia, perché non ci sarà nulla che ti potrà motivare per dare il meglio di te. Preparati il più possibile, preparati nei fondamentali della vendita, preparati nella preparazione della visita del cliente, creati degli obiettivi di visita, creati degli obiettivi di relazione con il cliente e poi con lui sii sincero, perché oggi è veramente difficile riuscire a calare sempre la cosiddetta maschera di fronte a un cliente. Il cliente si accorge subito e soprattutto il cliente non ha più voglia di avere a che fare con venditori che non sono sinceramente interessati a loro. Ne ha visti troppi rispetto al passato. Oltre a questa regola, la prossima ti dice una cosa fondamentale oggi: mantieni più di ciò che prometti. Troppo spesso ci sono venditori che creano aspettative fortissime dei propri clienti e poi non le disattendono, oppure semplicemente non si preparano nel mantenerle. Beh, se non puoi mantenere una promessa, non farla. Oggi conta più la preparazione del professionista piuttosto che il prodotto. Di prodotti ce ne sono troppi, come dicevamo all'inizio, e se un cliente sceglie te perché sei colui, il fornitore, che gli mantiene ciò che in qualche modo tu gli hai promesso. Allora mantieni più di quello che prometti e probabilmente ti accorgerai che le persone ti raccomanderanno anche agli altri, perché quello che manca oggi nella vendita è veramente la serietà, la coerenza nel fare questa professione. Altra regola fondamentale: vendi soluzioni e non più prodotti. Oggi ciò che fa la differenza è che non si vendono più le cosiddette caratteristiche di un prodotto, ma quello che fa vendere oggi è la percezione che il cliente ha di te e del prodotto che vendi. Allora, come si fa a fare una percezione un cliente di te e del prodotto che vendi? Se la fa se quello che sei e quello che il tuo prodotto in qualche modo propone è una soluzione a delle cose che vuoi realizzare. Quindi non vendere la caratteristica del tuo prodotto, ma focalizzati sulla soluzione che tu puoi dare. Quindi crea la percezione che tu e il tuo prodotto siete delle cose che non possono trovare da altre parti, e probabilmente vedrai che a prescindere dal prezzo sceglierà te. Altra importante regola è non parlare mai della concorrenza. Parlare male della concorrenza è come fare pubblicità. Parlare male della concorrenza è come creare un tarlo nel cliente e dire: cosa ha questo concorrente che probabilmente io non conosco? Allora la concorrenza non va denigrata, la concorrenza va rispettata, e parlare bene della concorrenza enfatizzando come tu sei diverso rispetto a loro fa una grande differenza. Quindi smetti di parlare male degli altri, ma soprattutto informati, studiali, capisci, comprendi, studia quali sono i loro punti di forza e come tu puoi fare la differenza su quei punti di forza. Quindi non smettere di concentrarti su questa cosa, perché troppo spesso si cade nel tranello del "è facile parlare degli altri" quando non si è gli altri. Altra regola per te: impara a fare le domande giuste. Ogni vendita oggi si sviluppa attraverso al massimo 5 domande. Sapere quali sono queste 5 domande può fare veramente la grande differenza per te nel successo o l'insuccesso di un qualsiasi appuntamento di vendita. Quali sono queste domande giuste? Apprendi, studia, applicale quando, una volta che le hai conosciute, e ti stupirai. Perché? Perché queste 5 domande ti aiuteranno a capire una cosa: come anticipare, altra regola, le obiezioni. Le obiezioni sono quelle che oggi molto spesso bloccano le vendite. Beh, nella mia visione della vendita, io tendo a creare sistemi, metodi per anticipare le obiezioni. Perché se anticipo le obiezioni, le so gestire prima, tutto il resto viene veramente da sé. Altra e ultima regola: ricordati che ogni vendita, ogni appuntamento di vendita deve finire sempre con un impegno. Non lasciare che una vendita si concluda con "ci sentiamo", oppure "ci rivediamo", oppure "qualcuno aspetta qualcuno". Sei tu il protagonista del vendere la vendita e sei tu che devi guidare il processo della vendita. Come? Alla fine di ogni vendita, qualunque sia l'esito, beh, ci si lascia con un impegno ben preciso. Ci sentiamo in quel giorno, ci vediamo in quel giorno, ci sentiamo al telefono in quel giorno, chi chiama chi
ma è importante che ogni vendita comunque finisca con un impegno ben preciso. Beh, la mia esperienza mi dice che quando fai tu e queste regole, tutto intorno a te si accende e tutto intorno a te può accadere. Ma quando non segui queste regole, quando queste regole non le accetti, quando queste regole non le alleni, lentamente ma inesorabilmente fallirai proprio nella tua professione, fallirai con uno schema ben preciso. Primo, fallirai nel dare il tuo meglio. Due, fallirai nel imparare le tecniche di vendita, perché probabilmente penserai che non è utile farlo. Probabilmente poi fallirai nel capire, accettare e prendere consapevolezza che qualsiasi cosa accade, la responsabilità dei tuoi risultati è solo esclusivamente tua, e poi fallirai nel raggiungere i tuoi obiettivi e infine fallirai proprio in quello che non volevi che accadesse, credere in te stesso. Se anche tu senti di voler investire in queste qualità, in queste regole della vendita, se anche tu vuoi veramente diventare un professionista più autorevole, più riconosciuto, più acclamato dai tuoi clienti, allora rimani connesso con noi. Io ti saluto e ti mando un meraviglioso augurio di successo. Ciao da Marco Merangola, ci vediamo al prossimo video.